Il terzo anello, Damasco, con Alessandro Barbero. Strinsi le mani sotto il velo oscuro. Come mai oggi sei pallida? Perché gli ho fatto bere aspra tristezza fino a ubriacarlo. Come posso dimenticare? È uscito barcollando, storcendo la bocca per il dolore. Io correvo senza sfiorare la ringhiera. Sono corsa dietro di lui fino al portone. Ansimando, ho gridato: scherzavo. È stato tutto uno scherzo. Se te ne vai, io muoio. Lui sorrise, tranquillo e crudele, e mi disse: non startene al vento. Buongiorno, sono Alessandro Barbero e oggi vorrei parlare di un libro di poesie, le poesie di Anna Akhmatova, una delle grandi poetesse russe del Novecento. Il libro che offro alle mani è un'antologia pubblicata da Einaudi nella sua collana di poesia, la Collezione Bianca, e si intitola La corsa del tempo, che è il titolo di una delle raccolte di Anna. In realtà io parlerò appunto un po' in generale delle poesie di questa scrittrice che io amo enormemente, e al modo in cui in genere io amo i poeti, nel senso che io non sono un grande lettore di poesia, soprattutto non sono un lettore serio di poesia. Leggo e mi capita di trovare delle poesie che mi piacciono e quelle mi restano impresse, e non saprei assolutamente spiegare perché proprio quella poesia lì mi sia piaciuta e tante altre magari no. Anna Akhmatova è una voce complessa della poesia novecentesca. È una donna, prima che una poetessa, che ha attraversato tutto il Novecento russo, il che ha voluto dire fare delle esperienze estremamente diverse. Anna nasce nel 1889 nella Pietroburgo degli Zar ed è già una poetessa famosa a 20 anni, prima che scoppi la Prima Guerra Mondiale, quindi nella società zarista. E poi attraversa la rivoluzione, attraversa lo stalinismo, le persecuzioni, la guerra mondiale, l'invasione nazista. E poi, sopravvissuta a tutto questo, fa ancora in tempo a vedere il disgelo, la fine dello stalinismo e la gloria riconosciuta anche ufficialmente nel suo paese e nel mondo in vecchiaia. Morirà nel 66, riconosciuta ormai e premiata come una delle grandi voci della letteratura novecentesca. Dunque un altro caso, dopo quello di Bulgakov, di cui vi ho parlato nella puntata precedente, di una straordinaria esperienza letteraria che attraversa tutte le atrocità del Novecento sovietico. Io bevo a una casa distrutta, alla mia vita sciagurata, alla solitudine in due. E a te io bevo, all'inganno di labbra che mi hanno tradita, a un occhio di morto gelo, al fatto che il mondo è rozzo e crudele, al fatto che Dio non ci ha salvati. Anna Akhmatova era bellissima da giovane e sembra che sia rimasta bellissima anche nell'età matura. Ha fatto innamorare un'infinità di uomini, non è chiaro lei quanto si sia mai innamorata davvero, perché ne ha passati davvero tanti. Era una donna certamente da evitare, probabilmente, anche se vista da lontano con l'ammirazione che abbiamo per lei, credo che ognuno di noi vorrebbe essere stato uno dei suoi amanti, ma penso che fosse un'esperienza spesso dolorosa. È stata amante di molti uomini celebri, per esempio a Parigi, ancora prima della Prima Guerra Mondiale, è stata amante di Modigliani, che ha fatto molti disegni di lei nuda e glieli ha regalati. Poi questi disegni si sono perduti tutti fra le persecuzioni, la guerra mondiale, l'evacuazione da Pietroburgo. Ad Anna ne rimase uno solo, che tenne sempre, ancora in vecchiaia aveva questo disegno di Modi che la ritraeva nuda da ragazza. Parlo di questo perché l'esperienza dell'amore è un'esperienza centrale nella poesia di Anna Akhmatova. Mi accorgo che mi vengono in mente cose simili a quelle che pensavo quando cercavo di presentare il fascino di un romanzo come Il Maestro e Margherita. Anche nella poesia di Anna Akhmatova ci sono queste due dimensioni dominanti. L'amore visto come una potenza sovrumana, come una potenza quasi mistica, anche se poi è un amore anche molto fisico e carnale, si intende, ma l'amore dominante e al tempo stesso l'esperienza della storia, la storia attraversata,
la storia del tempo in cui uno si trova a vivere. Ecco, Anna a un certo punto, nell'introduzione a uno dei suoi cicli di poesie, dice due versi che adesso cito a memoria, in sostanza: io non sono mai andata via, sono sempre rimasta qui, qui dove per disgrazia anche il mio popolo stava. Questa idea di aver attraversato la tragedia, il fuoco del Novecento e di aver dato testimonianza di questo è forse la cosa, il motivo più importante per cui molte poesie di Anna Akhmatova, a me, che appunto l'ho già detto tante volte e lo ridico, sono uno storico e dal punto di vista dello storico non riesco a prescindere, questo dunque è uno dei motivi per cui tante poesie di Anna a me bruciano dentro in qualche modo, per cui anche se è difficile parlare di un libro di poesia, ecco, però ho voluto provare a farlo, e dunque in questa puntata di Damasco è sostanzialmente su una serie di poesie di Anna Akhmatova che cercheremo di mettere l'accento. E cadde la parola di pietra sul mio petto ancora vivo. Non importa, me l'aspettavo. Farò i conti anche con questo in qualche modo. E oggi ho molto da fare. Bisogna uccidere la memoria fino in fondo. Bisogna far diventare l'anima di pietra. Bisogna imparare a vivere da capo. E se no, il sussurro ardente dell'estate è come una vacanza fuori dalla mia finestra. Io da tempo lo presentivo, questo. Un giorno radioso e la casa deserta. Sono Alessandro Barbero, storico e scrittore di professione, e qui a Damasco stiamo parlando insieme delle poesie di Anna Akhmatova, la poetessa russa del Novecento. La poesia di Anna Akhmatova è tutta attraversata dall'amore, lo abbiamo detto, e dal dolore. Dolore di amori infelici, ma anche dolore di amori distrutti dalla storia che lei ha dovuto attraversare. Anna, durante la prima guerra mondiale, sposa un altro poeta, Gumilyov, un poeta famoso al suo tempo in Russia, che ama fino a un certo punto. Lui è innamorato follemente di lei, lei non si capisce, lo lascia, alla fine accetta di sposarlo, non stanno bene insieme, nel 18 divorziano, nel 21 Gumilyov viene fucilato dalla CK come controrivoluzionario. Nel frattempo hanno fatto un bambino, Liev. Questo bambino sopravvivrà allo stalinismo, anche se con grande fatica. Anna per tutta la vita avrà un rapporto estremamente controverso, doloroso con questo bambino, che all'inizio ha quasi rifiutato, ha fatto allevare altrove, il bambino non la vedeva mai sostanzialmente. Poi quando è stato più grande l'ha cercato, hanno vissuto un po' insieme litigando. Poi questo bambino è cresciuto, è diventato grande, è stato preso di mira anche lui come figlio di un controrivoluzionario. È stato preso di mira anche lui dalle repressioni staliniane, è stato arrestato, ha passato anni in campo di concentramento senza che Anna sapesse se era vivo oppure no. Ecco, questa esperienza personale è continuamente presente nella poesia di Anna Akhmatova, ma è continuamente presente non come lamentela individuale, non c'è mai la corda del patetico. Quello che Anna sa bene è che lei sta vivendo la stessa esperienza che tutti gli altri stanno vivendo nel suo paese, che un intero popolo sta vivendo quella stessa sofferenza, ma lei, che è una poetessa, e nell'animo russo, nella cultura russa, è molto forte questa idea quasi mistica della forza della poesia, che è in grado di dare voce anche a chi non ce l'ha, che è in grado di esprimere quello che tutti sentono ma non sanno esprimere. Ecco, questa cosa Anna Akhmatova lo sente fortemente, sente il dovere di testimoniare. Lo dico, mi viene in mente un personaggio che ha attraversato l'altro orrore del Novecento, Primo Levi, ecco, anche in lui era fortissima questa spinta, no? Ma per Anna testimoniare non significa raccontare dettagliatamente in prosa, significa costruire una poesia che in qualche modo esprime e trasfigura la sofferenza. Negli anni 30, nel pieno dello stalinismo, Anna Akhmatova scrive un ciclo che intitola Requiem, in memoria dei morti e per cantare il dolore dei vivi. Ovviamente non è pubblicabile e, come allora a volte accadeva, questo intero ciclo di poesie viene imparato a memoria dalla stessa Anna e dalle sue amiche, fra cui la moglie di un altro poeta, Mandelstam, un grandissimo poeta novecentesco, anche lui scomparso nei lager. Questo gruppo di donne in segreto impara a memoria questo ciclo in cui si racconta il dolore, appunto, delle repressioni e dello stalinismo.
Negli anni terribili della repressione ho passato 17 mesi in fila davanti alle carceri di Leningrado. Una volta qualcuno mi riconobbe. Allora una donna dalle labbra livide che stava dietro di me e che sicuramente non aveva mai sentito il mio nome si riscosse dal torpore che era caratteristico di noi tutti e mi domandò in un orecchio, lì tutti parlavano sussurrando: «Ma questo lei può descriverlo?» E io dissi: «Posso». Allora una sorta di sorriso scivolò lungo quello che un tempo era stato il suo volto. Si sta parlando di Anna Akhmatova e di come i dolori della sua vita, la fucilazione del marito, l'arresto del figlio, siano una delle dimensioni dominanti della sua poesia. E la cosa sorprendente, appunto, è come la sofferenza può essere trasfigurata in poesia nella voce di Anna. Con dei rischi, naturalmente, perché bisogna stare molto attenti quando si evoca la sofferenza a non cadere appunto nel patetico o nell'eccesso di autobiografismo. Anna poi aveva avuto un'esperienza scioccante che adesso proviamo a raccontare. Durante la prima guerra mondiale lei era già sposata appunto con il poeta Gumilyov, avevano questo figlio Liev, e nel pieno della guerra mondiale, che oggi siamo un po' dimenticati perché le altre tragedie del Novecento hanno un po' oscurato la Prima Guerra Mondiale, che invece fu percepita da chi viveva allora come una tragedia spaventosa, questo massacro di milioni di giovani durato anni nelle trincee. Ecco, Anna Akhmatova, che giovanissima è già una poetessa famosa, imbevuta di un certo misticismo russo, innegabile, questa dimensione c'era, benché poi fosse una donna di amori violenti e molteplici, imbevuta di questo misticismo, durante la Prima Guerra Mondiale Anna a un certo punto scrive una poesia in cui si rivolge a Dio e gli dice: «Guarda, io mi sacrifico, salva la Russia, ma io sono disposta a sacrificarmi, prendimi tutto, prendimi il marito, prendimi il figlio, purché tu salvi la mia patria». Ecco, questa poesia agghiacciante alla luce di quello che è successo dopo, no? Di quello che noi sappiamo, appunto, il marito che poi viene fucilato, il figlio che finisce nei lager staliniani. A un certo punto l'altra grande poetessa russa del Novecento, Marina Tsvetaeva, che morì poi suicida nel 1941, ecco, seppe che Anna Akhmatova aveva scritto questa poesia in cui si proponeva, appunto, proponeva a Dio di sacrificare tutti i suoi affetti purché fosse salva la Russia, e Marina Tsvetaeva inorridì e le disse: «Ma Anna Andreevna, ma cosa ha scritto? Non doveva, non sa che la poesia si avvera sempre». Ecco, in questo c'è tutto il senso che la cultura russa dà alla poesia, il senso di qualche cosa di altissimo, che mette in collegamento in qualche modo il cielo e la terra. Ecco, in questo paese ufficialmente ateo, in realtà poi c'era una sensibilità religiosa fortissima, radicata anche fra gli intellettuali, fra quelli che in altri paesi invece a quel tempo in genere erano lontani dalla fede religiosa. Questa dimensione che a me personalmente poi non tocca affatto, perché io per esempio non sono per nulla credente, e tuttavia è emozionante vedere come possa nascere la grande letteratura e la grande poesia, appunto, da questa dimensione di trasfigurazione della sofferenza in chiave anche religiosa in un paese che attraversava le convulsioni del Novecento. «Ma io vi avverto che vivo, per l'ultima volta, non come rondine, non come acero, non come giunco e non come stella, non come acqua di sorgente, né come suono di campane. Non verrò a disturbare la gente e a visitare i sogni altrui con un gemito non placato». «Se ti mostrassero burlona, beniamina di tutti gli amici, allegra peccatrice di Tsarskoye Selo, cosa succederà alla tua vita? Come starai in coda con un pacco trecentesima davanti alle croci, a fondere il ghiaccio dell'anno nuovo con le tue lacrime bollenti? Là il pioppo della prigione dondola e non c'è un suono, eppure quante vite innocenti si concludono là». Sono sempre Alessandro Barbero e qui a Damasco stiamo parlando delle poesie di Anna Akhmatova. Anna Akhmatova ha attraversato gran parte della storia del Novecento, è vissuta fino al 1966.
Le cose più grandi, per riconoscimento comune oggi, sono però forse quelle che ha scritto negli anni 30 e 40, quando cioè il suo paese ha attraversato una doppia tragedia. Prima lo stalinismo e poi l'invasione nazista. Allo stalinismo Anna dedica quello che oggi si considera in genere il risultato più alto della sua poesia, il ciclo di Requiem, ma anche lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e poi l'invasione, prima l'invasione nazista della Francia, l'attacco all'Inghilterra, questa sensazione cioè che questa potenza malefica stia vincendo, ecco, prima questo e poi l'invasione dell'Unione Sovietica da parte dei nazisti dettano a Anna di nuovo una serie di poesie altissime. Un ciclo in particolare vorrei presentare qui, il ciclo che si intitola L'anno 40. Vorrei sottolineare questo: Anna Akhmatova è una vittima dello stalinismo, ha il figlio in campo di concentramento in quel momento, e tuttavia quello che è importante secondo me per noi oggi è vedere questa donna che è pienamente consapevole delle sofferenze che sta attraversando il suo paese, che tuttavia non perde il senso di ciò che sta accadendo nel mondo, non perde il senso del fatto che c'è una tragedia ancora più grande di quella che sta attraversando la Russia, ed è la tragedia appunto dell'aggressione nazista al mondo. Questo secondo me è una lezione che oggi è importante sottolineare, perché noi tendiamo sempre a semplificare molto le cose, a mettere tutto sullo stesso piano, no? Ecco. E qui invece abbiamo una poetessa famosa nel suo paese da sempre, perseguitata ma ancora viva, che ha attraversato tutte le sofferenze possibili per la persecuzione stalinista e che tuttavia, quando sente che Parigi è caduta, che Londra è bombardata, ecco, è presa da un orrore ancora più grande. E poi in tutti i modi sosterrà, come tutto il popolo sovietico sosterrà, nonostante lo stalinismo, la lotta contro un nemico di cui capisce benissimo che è qualcosa di molto peggio a livello di mondo, a livello di storia del mondo. E così scrive per esempio la poesia che poi fra poco sentiremo, la poesia Ai londinesi, dove dice in sostanza questo: ora che vediamo quello che sta succedendo capiamo meglio Shakespeare, la capiamo meglio la tragedia di Shakespeare, d'ora in poi anche le sue tragedie le reciteremo in un altro modo. E quello che sta succedendo adesso a Londra, che brucia bombardata dai nazisti, anche quelle è come se fosse l'ultima tragedia postuma di Shakespeare. Però questa non vogliamo recitarla. Il 24esimo dramma di Shakespeare, scrive il Tempo con mano impassibile. Commensali anche noi del tremendo banchetto, reciteremo meglio sul fiume di piombo Amleto e Cesare e Lear. Meglio oggi condurremo alla tomba con canti e fiaccole la dolce Giulietta. Meglio sbirceremo attraverso la finestra Macbeth rabbrividire insieme al sicario. Solo non questo, non questo, non questo. Questo non abbiamo più la forza di recitarlo. Quando seppelliscono un'epoca, non risuona il salmo funebre. All'ortica, al cardo, tocca abbellirla, e solo i becchini lavorano sodo. La faccenda non aspetta. E c'è silenzio, Signore, un silenzio che si sente il tempo che passa. Ma poi lei torna a galla, come un cadavere nel fiume a primavera. Ma il figlio non riconosce la madre e il nipote gira la faccia angosciato. E si infossano più in basso le teste e come un pendolo si muove la luna. Ecco così, su Parigi perita, ora c'è questo silenzio. Anna Akhmatova, che ha attraversato tutte le tragedie del Novecento, ha avuto una vecchiaia lunga e felice. Ecco, che bello ogni tanto poter dire queste cose. È emersa viva dalle persecuzioni, ha ancora conosciuto anni felici negli anni 50-60, quando ormai era riconosciuta anche nel suo paese come una grandissima poetessa, era celebrata e coccolata internazionalmente, ha fatto in tempo a viaggiare, a andare in Sicilia a ritirare un premio Taormina, a andare a Oxford, dove ha avuto una laurea honoris causa, e poi anche in patria, appunto, ha vissuto questa vecchiaia straordinaria di questa donna, ricordiamolo appunto, profondamente sensuale, che da vecchia, aveva ormai più di 70 anni, continuava a essere circondata di giovani che la adoravano,
tutta una generazione di giovani poeti sovietici, russi, è vissuta all'ombra, nel mito di Anna Akhmatova, e andavano a trovarla, stavano con lei, l'accompagnavano in giro. Uno di questi era un'altra grandissima voce della poesia del Novecento, Brodsky, Joseph Brodsky, che poi avrà il premio Nobel. Era uno strettissimo amico, lui giovane, di questa vecchia, ingrossata, poderosa fisicamente, che però lui dice, non si capisce come, era sempre bellissima. Bevevano, naturalmente, grandi bevute di vodka. Brodsky dice, cito testualmente, lei era una bevitrice formidabile. Se c'è stato qualcuno che sapeva bere, era la Akhmatova. E questi giovani erano continuamente intorno a lei. E c'è la storia che anche vorrei raccontare di quando lei, sentendosi ormai molto vecchia, decide che forse è ora di fare testamento, ecco, perché lei c'è ancora il figlio con cui però ha litigato, litiga sempre, continuamente con questo figlio che in realtà un po' la odia perché si è sentito abbandonato da lei. Ci sono questi giovani amici, ci sono delle amiche con cui condivide l'appartamento. E allora lei decide, vabbè, forse faccio testamento. Allora uno di questi giovani, di questi ragazzi, tutti innamorati di lei, la porta dal notaio, perché in Unione Sovietica c'erano anche i notai, ecco, si vedono queste cose incomprensibili, va dal notaio a fare testamento. E poi, quando esce, molto stanca perché ha dovuto fare le scale e tutto quanto, quando esce si rivolge a questo giovanotto che la tiene sotto braccio e gli fa: ma di quale eredità parliamo poi? Quando sarà il momento, mettiti sotto il braccio il disegno di Modì e fila via. Questo ultimo disegno di Modigliani, ecco, immaginiamoci, Mosca nel 66, Anna Akhmatova ha in casa ancora un disegno di Modigliani che varrebbe sul mercato internazionale un prezzo stratosferico e che rappresenta lei nuda, ragazza, a Parigi nel 14, prima della Prima Guerra Mondiale. Ecco, fa impressione adesso pensare a vite che hanno attraversato in questo modo la storia del Novecento e che attraverso gli orrori e le tragedie hanno poi però sempre conosciuto l'amore. Tu mi hai inventata. Una così al mondo non c'è. Non può esserci. Non la guarirà un dottore e non la sazierà un poeta. L'ombra del fantasma ti tormenterà giorno e notte. Io e te ci siamo incontrati in un anno inverosimile, quando si erano esaurite le energie del mondo. Tutto vestiva a lutto, tutto piegava sotto la sventura e di fresco c'erano solo le tombe. Senza lampioni era nero come la pece il flutto della nevà. Una sorda notte faceva muro intorno. Cosa fu quando la mia voce ti invocò? Quel che stavo facendo, io stessa non lo capivo ancora. E tu venisti da me, come guidato da una stella, calpestando un tragico autunno, in quella casa svuotata per sempre, da cui si alzava uno stormo di versi bruciati. Quando di notte attendo il suo arrivo, sembra che la vita sia appesa a un filo. Cos'è il successo, la giovinezza, la libertà in confronto alla dolce ospite col flauto in mano? Ed ecco, è entrata. Scostato il velo, mi ha squadrata attentamente. Le dico: sei tu che hai dettato a Dante le pagine dell'inferno? Risponde: io. Bene, è arrivato il momento di congedarmi. Io sono Alessandro Barbero. Ho cercato di presentare in queste 5 puntate di Damasco una serie di libri che mi hanno impressionato durante la mia vita. Credevo che fossero libri molto diversi uno dall'altro, invece poi alla fine, raccontandoli, mi sono accorto che in qualche modo ho sempre raccontato lo stesso libro. I libri che mi impressionano hanno tutti una traccia comune, evidentemente, ma penso che il senso della trasmissione sia anche questo, forse. E dunque, appunto, mi congedo e grazie di essere stati con me finora. Damasco con Alessandro Barbero. Letture di Alessandro Pala, collaborazione di Mariangela Spitella, a cura di Cettina Flaccavento.